Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla quarta puntata della rubrica Training Spot. Oggi è una puntata speciale perché sarà addirittura doppia, cioè due argomenti. Quindi ci va a parlare Giuseppe di Burning e allenamento a zone. Interessante. Voglio dimagrire solo i glutei, come devo fare? Perché sai com'è? Io sono magra, ma ho il culone. Non mangiarti la Nutella. La Nutella no, il frigorifero, lasciala a casa. Hanno le ossa grosse chiamate Nutella e maionese. No, oppure la tiroide che si chiama mortazza. Allora, sì, buona la tiroide. Buona la tiroide. No, allora, partiamo dal burning. Se avete visto il video dello stripping, e io vi consiglio di andare a guardarlo, ve lo lasciamo in descrizione, comunque troverete tutto quanto nella nostra playlist. L'allenamento burning è un allenamento simile a quello dello stripping, soltanto che lì si andava a scalare il peso, abbiamo detto del 15-20%. Nel burning, che vuol dire letteralmente bruciare, il peso deve essere scalato del 30%. In alcuni casi si può arrivare anche al 35%. Ritornando al discorso dello stripping, praticamente fatto nello scorso video, non sono numeri a caso, bisogna andare a calcolare appunto per andare a vedere quanto effettivamente è il 35% o il 30% del tuo peso, ok? Non peso corporeo, peso che stai sollevando, semplicemente questo, ok? Mettiamo i puntini su lei. È un allenamento molto interessante, appunto si deve bruciare, si parte con le ripetizioni che vanno come al solito sempre fra le 6 e le 8. Perché stiamo dicendo spesso e volentieri fra le 6 e le 8? Perché fra le 6 e le 8 ripetizioni è un'ottima via di mezzo fra quello che potrebbe essere un allenamento di potenza, ok, di forza pura, ok, perché se arriva dalle 4 alle 6 veramente si può scendere anche alle 2 e alle 1, ma lasciamo stare. Poi questo lasciamole stare, gli estremismi li lasciamo stare. Andiamo a poi questi argomenti li andremo a trattare più avanti, tranquilli ragazzi, quindi per qualsiasi cosa, anzi se avete dei suggerimenti lasciateli tranquillamente nei commenti, commentate e noi cercheremo comunque, tempo permettendo, di parlare di tutto. Comunque, tornando a noi, è una buona via di mezzo, quindi fra le 4 e le 6 ripetizioni, che sono un buon allenamento di forza, e le 8-12 ripetizioni, quindi salto di 4 ripetizioni, che sono comunque un allenamento che inizia a essere già più ipertrofico rispetto a un allenamento di potenza. Non sto andando a parlare di stimolazione del muscolo, ok? Sto andando a parlare semplicemente quello che la letteratura odierna dice, ok? Che poi andiamo a vedere poi più avanti come far crescere effettivamente con gli allenamenti di potenza, perché si cresce. Comunque, quindi si parte sempre fra le nostre 6-8 ripetizioni e poi scalando il peso non si ha un limite. Quindi possono uscire 12 ripetizioni, ne possono uscire 15, ne possono uscire anche 20. L'importante è portare il vostro muscolo allo sfinimento, sì, proprio a strapparlo, cioè se strapparlo in senso buono. No. Strapparlo in senso buono. Strapparlo in senso buono, cioè ci censurano, poi cominciano, il video non gli piace, e poi ci è fatto fare male, io ti denuncio, sono incompetente. Ho detto così, metto dislike, mi disiscrivo. No, non fate così, perché strappare il muscolo non è nel senso negativo, anche se questa parte qua andrà trattata poi nella parte vera e propria degli infortuni e dei traumi. Però strappare il muscolo c'è nel senso sentire proprio la fibra, il muscolo stesso lavorato, cioè praticamente si crea una piccola lacerazione. Raga, deve bruciare, se non brucia non stai lavorando, deve bruciare, basta. È inutile che ci giriamo intorno, deve bruciare, perché se non sei stanco, se non brucia, se il giorno dopo non hai i DOMS, vuol dire che, mio caro, non hai fatto niente. Non hai fatto niente, è finita, stop, sei arrivato al tuo plateau e quindi niente, non stai crescendo. Non che i DOMS sono garanzia di lavoro sicuro, perché molte volte si hanno dei DOMS lavorando male, però nel senso che sei arrivato al punto in cui il tuo muscolo si è abituato a quel tipo di allenamento, si è abituato a quel carico. Si raggiunge, no, nel grafico della supercompensazione, arrivi al plateau, il picco, quindi cioè arrivi nel punto di stallo dove il tuo corpo ormai è abituato, no, a determinati tipi di allenamenti e quindi a determinati tipi di carichi, quindi di intensità, e quindi non hai
una super compensazione, non vai a crescere, non vai a migliorare la tua condizione fisica. Ovviamente si scherzava, non è che il DOMS è garanzia, giustamente. Sì, vabbè. Però noi comunque cerchiamo di fare questa serie di video anche per far capire, soprattutto ai neofiti o comunque anche chi è più avanti magari non sa perché, ma io ho allenato le gambe, il giorno dopo non mi fanno male, non ho allenato le gambe. No, semplicemente le allenate, ma cioè basta, alla fine dei conti sei arrivato al tuo massimo. Prova ad aumentare l'intensità, tutto al più, ma... Prova strategie di allenamento diverse. Ok? E di base viene fatto così il burning. L'altro allenamento è quello a zona. L'allenamento a zona da e qua praticamente vedo già gli occhi spalancati. Attenzione, perché è un lavoro che può essere fatto o sulla singola zona vera e propria del fisico, oppure allenamento a zona per gradi di contrazione. Perché quello per il dimagrimento sulla zona, appunto sulla parte localizzata, è un argomento che è molto più ampio, perché bisogna parlare praticamente di una angiogenesi, una capillarizzazione quasi immediata, tra virgolette, e vi ripeto, andrà approfondita in maniera diversa, ma soprattutto andrà a toccare appunto altri tipi di metabolismi, che è quello per esempio della beta-ossidazione. Quindi oggi, visto che stiamo comunque parlando di contrazioni muscolari, andiamo a parlare proprio di quello che riguarda la contrazione, cioè appunto i diversi gradi di contrazione muscolare. I gradi, appunto, cioè il muscolo, essendo che comunque funziona su delle leve, che sono quelle delle articolazioni, lavora su diversi appunto gradi, no? Che possono essere da 0 fino, vabbè, nel picco massimo 180 o anche sulle articolazioni anche tipo quelle dell'anca, se particolarmente snodata, anche qualcosina di più. Si possono vedere tranquillamente delle ragazze che riescono a fare delle spaccate dove praticamente la gamba sembra quasi, la gamba sembra la pancia di una D. Perché è importante? Perché anche su questo c'è confusione. Molti dicono, molti, cioè lo vedete voi, no? Tipo le classiche serie 21, no? Le 3x21, che sono praticamente il bicipite che va da 0 fino a 90, da 90 fino a 180, tra virgolette, 180, perché non è che tu pieghi totalmente così, e poi lo fai completo. Molti pensano che questo tipo di allenamento si possa abbinare soltanto al bicipite, ok? Non si sa per quale motivo, il bicipite sta simpatico un po' a tutti i palestrati, perché... Perché come fai tu giù? Così, no, no, comunque il bicipite comunque è quello che si vede di più, si nota e fa più figo, ecco. Però allenare su gradi di contrazione vuol dire dare una forza a quel muscolo su quel grado di contrazione, ok? Allenare sempre il muscolo, per esempio, per questo poi viene fatto l'esercizio completo. Perché molti non capiscono, no? Perché poi lo devo fare completo? Perché se io ti faccio lavorare sempre con distensione completa e contrazioni incomplete, il tuo muscolo non avrà dei miglioramenti chissà quanto. La stessa cosa se faccio lavorare inverso. In questa maniera lo sto pompando, il ventre muscolare si gonfia e si accorcia, ok? Ai fini prestativi può essere una cosa interessante, perché comunque vedi il bicipite che giustamente pompa, si gonfia, si ammappazza lì, se è bello diventa massiccio, però sì. All'atto finale, che è quello che non tutti siete portati per fare le gare, o comunque non tutti volete fare le gare, all'atto finale potrebbe essere qualcosa che non è indicato. Per questo viene utilizzato l'ultima parte, che è da contrazione completa, cioè distensione completa, scusate, a contrazione completa. Questo si può utilizzare su tutti i tipi di esercizi monoarticolari, da un'alzata laterale, da una leg extension, fino ad arrivare anche ad una leg curl, ipoteticamente, o anche le croci per il pettorale, ok? Su diversi tipi di panca. E può essere fatto soltanto sul monoarticolare? Quasi ritorna sempre sulla cosa. Io consiglio sul monoarticolare, quello che l'ultima considerazione è qualcosa che io ho provato e do come esperienza personale. Sui multiarticolari non mi spingerei tanto, per un semplice motivo, per il discorso
di cui abbiamo l'argomento largamente discusso nei video precedenti. L'affaticamento, il pettorale o comunque il quadricipite lavorano bene se stimolati totalmente, ok? Quindi uno squat sotto il parallelo, ok? Perché prima magari viene toccato più il gluteo rispetto a un quadricipite, ok? Per esempio. Oppure per esempio anche sulla panca piana, poi bilanciere sul pettorale un'estensione completa, perché prima magari ti fai il tricipite gonfio e il pettorale non lavora, ok? Quindi l'allenamento a zona è ottimo se è saputo anche questo fare con determinati criteri, e soprattutto si può modulare in base alle vostre esigenze. Voi volendo la contrazione completa lo potete mettere anche all'inizio e poi lavorate sul pompaggio. Avrete comunque il discorso del muscolo che un pochettino si chiama pazza, però almeno non date quello stress unico di fare queste contrazioni che gonfiano e non servono a nulla, anzi certe volte neanche gonfiano, capito? Infiammano e basta. Semplicemente questo. Ok? Quindi quando fate questi tipi di tecniche, questo tipo di tecniche di intensità per migliorare, anche perché comunque sono 21 contrazioni, anche questa cosa delle 21, numero fisso, perché se ne voglio fare 8-8-8, arrivare a 24, no, non posso. No, no, non posso. Se ne voglio fare 15-5-5-5, sempre non posso. Quindi 21! Sono 21, ok? Quindi 21, raga, vi raccomando, non sforate le 21, che sennò chissà cosa. Capito? 21. Don, 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 don. Anche questo, cioè delle ripetizioni fisse, è qualcosa che 21 non sempre, ok? 21 di base, poi modulatele, vi raccomando anche raga, quello che la letteratura dice è qualcosa che a voi interessa tantissimo, però modulatelo su quelle che sono le vostre reali prestazioni. Non guardate i video per esempio di Rich Piana, che si sfondava di serie di squat a 30-30-30-30 e poi andate a cercare di fare 30 ripetizioni, non ci arrivate, ah ma io sono fallito. No, modulatele sulle vostre reali prestazioni, su quello che volete raggiungere. Semplicemente questo, allenarsi con intelligenza, raga, con intelligenza. Video lungo, oggi ve l'abbiamo proprio regalato, dai. Il video finisce qua, vi ricordo, se vi è piaciuto, un bel like, commentate, iscrivetevi, attivate le notifiche cliccando sulla campanellina per rimanere aggiornati su ogni nostra pubblicazione. Buon allenamento da InSport. Ciao!